Il Comitato per la Legalità nella Festa di Sant'Agata ha presentato alcune proposte al sindaco di Catania Enzo Bianco. Si chiedono organizzazione, educazione nelle scuole e trasparenza. Interrogazione del capogruppo di Grande Catania Giuseppe Castiglione all'amministrazione Bianco per rilanciare l'Etna Valley. Non se ne parla più molto, ma il caso Aligroup resta fra i più drammatici per l'intera Sicilia. Sono 500 i lavoratori dimenticati che vedono sempre più vicino lo spettro della disoccupazione. Il Comitato per la Legalità nella Festa di Sant'Agata ha presentato stamattina alla Chiesa di San Pietro e Paolo alcune proposte in relazione ai problemi di illegalità che purtroppo ogni anno colpiscono le celebrazioni agatine. Per noi c'era Sonia Lafadina. Ricominciano a novembre le attività cittadine in preparazione della festa di Sant'Agata e il Comitato per la Legalità nella Festa, composto dalle associazioni Libera, Dio Pizzo, Catania Possibile, solo per citarne alcune, è già pronto con le nuove proposte legate ai problemi di illegalità che purtroppo ogni anno colpiscono le celebrazioni agatine. I problemi di illegalità esistono e si concentrano soprattutto su tre punti: i portatori di torce, i torcioni, i venditori ambulanti abusivi e alcuni atteggiamenti delle candelore. Noi, le nostre proposte sono rivolte appunto su questi tre punti in particolare. Oltre le proposte, il Comitato punta a tre punti salienti. Innanzitutto organizzazione. Le associazioni chiedono un tavolo di concertazione con la partecipazione dei responsabili del FERCO, associazioni agatine, candelore, forze dell'ordine, protezione civile e comitato, in modo da collaborare sin da novembre per mantenere la legalità nelle aree di propria competenza. Secondo punto, educazione. È necessario, secondo il Comitato, preparare gli studenti alla festa. Infine, trasparenza. Le associazioni chiedono al Comune di rendere noto il bilancio relativo alla festa. Il sindaco Enzo Bianco lo scorso maggio, prima delle elezioni municipali, si era impegnato pubblicamente col coordinamento catanese di Libera a varare un regolamento comunale per la festa di Sant'Agata. Noi con Bianco, io sono di Libera e come Comitato per la Legalità nella Festa di Sant'Agata, Bianco ha firmato un impegno prima delle elezioni con Libera e tutto va bene, non gli stiamo rimproverando niente, insomma, ecco, gli stiamo dicendo queste sono le nostre proposte per un regolamento per la Festa di Sant'Agata. Le notizie di cronaca adesso: un uomo di 31 anni ha ucciso all'alba di oggi la madre 59enne e poi ha cercato di uccidersi. La tragedia è avvenuta a Fiumefreddo, dove l'uomo, al culmine di una lite con la donna che svolgeva l'attività di cartomante, ha preso un coltello da cucina e l'ha colpita con diversi fendenti. Quindi ha cercato di farla finita accoltellandosi a sua volta all'addome. Secondo quanto riferito dai carabinieri, sembra che a scatenare la furia dell'uomo sia stato l'ennesimo litigio con la madre. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato le prime cure all'uomo e lo ha trasferito all'ospedale di Taormina. E Marcello Castro è stato arrestato nelle prime ore di stamane dai carabinieri a Biancavilla, mentre nella sua abitazione minacciava di morte la convivente impugnando un cacciavite. I militari, avvisati dai familiari della coppia, hanno immediatamente disarmato ed arrestato l'aggressore. E adesso vi mostriamo la curiosa immagine di questo strano incidente pescata oggi su Facebook. Sono le 12.30 circa, ci troviamo in piazza San Domenico a Catania e questa Ford Fiesta è finita di fatto sullo spartitraffico. Si sarà trattato certamente di una clamorosa disattenzione da parte dell'automobilista. Per fortuna non si registrano feriti, ma solo il danno all'autovettura coinvolta. Cambiamo decisamente argomento. Un'interrogazione sul degrado della zona industriale. A presentarla stamattina il capogruppo di Grande Catania Castiglione. Noi l'abbiamo intervistato e per noi c'era Mariangela Scandurra. La zona industriale di Catania è terra di nessuno, sicurezza zero, strade dissestate, illuminazione assente, così come i servizi. Una situazione di degrado che crea enormi disagi a chi qui ci lavora, scoraggiando nuovi investitori.
Per questo motivo il capogruppo di Grande Catania Castiglione stamattina ha presentato un'interrogazione all'amministrazione Bianco. Sì, il gruppo Grande Catania insieme agli altri miei colleghi consiglieri stiamo presentando un'interrogazione per quanto riguarda la zona industriale. La zona industriale dovrebbe essere la zona dove ci dovrebbe essere sviluppo, dove ci dovrebbero essere industrie, e questo assolutamente non c'è. Chiediamo all'amministrazione quali sono le intenzioni. Le strade non si può camminare neanche con la macchina, non c'è illuminazione, l'acqua non è potabile, quindi questo non è possibile. Perché nel discorso occupazionale, anche per quanto riguarda che dovrebbe essere il fiore all'occhiello, questo non è accaduto e non so quali sono le intenzioni di questa amministrazione. Quali sono gli enti che devono comunque intervenire per cambiare le cose? Allora, gli enti sono, oltre il Comune di Catania, c'è anche l'IRSAP. L'IRSAP è commissariata in questo momento, che è della Regione. Il problema è che la Regione forse è un po' assente su questa problematica, e la zona industriale dovrebbe dare sviluppo, e sicuramente gli imprenditori in questo momento alla zona industriale non vogliono assolutamente spendere. Intanto pomeriggio i capigruppo incontreranno l'assessore al welfare Troiano per affrontare la questione degli asili nido. Giovedì invece è prevista nuova seduta di consiglio comunale. Tra gli ordini del giorno ci sarà la Tares. E come sentito nel servizio, consiglio comunale convocato per giovedì prossimo 7 novembre alle ore 16. All'ordine del giorno l'aeroporto civile di Catania Vincenzo Bellini con il piano di rischio aeroportuale, l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 e il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, appunto Tares. È una lettera al sindaco Enzo Bianco per chiedere l'istituzione della consulta dei cittadini migranti. Stamattina il documento è stato depositato nell'ufficio protocollo generale del comune da 20 associazioni catanesi e da 3 esponenti di altrettante comunità migranti. Noi abbiamo registrato le impressioni di Mirko Viola di Città Insieme e di Gabriella Guerini della SAE, associazione anti-racket, anti-usura, Etna. Il servizio di Mariangela Scandurra. Qual è l'importanza di questo strumento che è la consulta dei cittadini migranti? L'importanza è quella di non fermare la città alla sola fase dell'accoglienza, alla prima accoglienza, e cioè alla fase nella quale si vengono incontro ai bisogni primari, vitto e alloggio, perché riteniamo che Catania possa fare molto di più in materia di integrazione. Ci sono gli strumenti che consentono ai nostri fratelli migranti di fare parte integrante del nostro tessuto sociale. Uno di questi strumenti è la consulta dei migranti, che consente a loro di non fermarsi alla consapevolezza di essere soli, lasciati a se stessi e con i problemi che attanagliano loro e le loro famiglie. I problemi sono anche i nostri e li possiamo risolvere e affrontare nel tavolo dell'ascolto che la consulta può favorire. La consulta è uno strumento che la legge prevede obbligatoriamente dal 2011, c'è una legge regionale che prescrive per le città che hanno una consistente popolazione di migranti extracomunitari, ed è uno strumento molto importante perché consente coralmente a queste comunità di incontrarsi. Che risposta vi aspettate dall'amministrazione? Ci aspettiamo una serena risposta positiva, che attivi il più presto possibile la consulta, perché siamo in ritardo di 2 anni. Che la SAE a firmare questa lettera per questo strumento importante? Certo, è uno strumento molto importante, e perché ci siamo, dice, non vi occupate solo di estorsione e di usura, noi ci occupiamo di legalità, e per noi è importante che questo gruppo di migranti sia integrato, perché solo così ci sarà legalità anche nella loro comunità. Una serie di scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 3.4, verificatasi alle 6.10, sono state registrate dalle 6.06 alle 6.33 di stamane sull'Etna dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. L'epicentro è stato individuato 2 chilometri a nord-ovest dall'abitato di Ragalna ad una profondità di 18 chilometri. Non si segnalano danni a persone o cose. Anche se ormai da mesi non fa più rumore per i media, il caso Aligroup resta fra i più drammatici per l'occupazione in Sicilia. Sono 500 infatti i dipendenti a forte rischio di disoccupazione, di cui nessuno ormai parla. Il servizio.
I 500 dimenticati, lavoratori rimasti fuori da una vendita definita spezzatino, aventi l'unica colpa di non fare parte del comparto punto vendita, sono gli ex dipendenti Aligroup, il colosso di cui ormai restano solo le briciole. Una storia nota, iniziata ormai 2 anni fa e di fatto mai conclusa a prescindere da quello che stampa e politica raccontano. Oggi abbiamo contattato telefonicamente il coordinatore del comitato spontaneo ex lavoratori Aligroup, Michele Russo, che ci ha raccontato quanta sfiducia ci sia ormai attorno alla vicenda. 53 era questo il numero dei punti vendita Aligroup che in un primo momento si era provato a cedere in modo unitario. Le cose però sono andate in modo differente. 19 fra iper e supermercati sono passati nelle mani di Conad, Sicilia, Coop, Arena e PAM. Lo spezzatino appunto, il resto ancora nulla, solo trattative a quanto si dice. Ma la drammaticità dell'accordo fatto con gli acquirenti avallato dai sindacati sta nel fatto che a venire riassunti siano stati solo i lavoratori dei punti vendita, lasciando fuori chi invece operava in amministrazione negli altri uffici. Se ci pensate, si tratta di un'assurdità. Facendo due calcoli veloci, fra centri chiusi e dipendenti messi alla porta in tutta la Sicilia, al momento ci sono circa 500 prossimi disoccupati, perché intanto la cassa integrazione sta per esaurirsi, a marzo per l'esattezza. Una storia molto triste che ha come complici anche quei politici che promisero impegno senza fare seguire i fatti, come il governatore Crocetta nel giorno della pomposa presentazione a Catania del nuovo assessore Franco Battiato. Passerella, strette di mano, tante vuote parole, poi nulla, il silenzio assoluto, come quello del prefetto di allora, come quello dello Stato italiano investito del problema più volte con lettere e documenti. Il risultato di questo oblio è la totale sfiducia, nessuno ci crede più. Si è riusciti a dividere i lavoratori che adesso non hanno la forza di combattere, nonostante ci sia ancora chi continui a farlo. Ci saranno altre iniziative molto presto. Il comitato non intende mollare, nonostante tutto, nonostante ormai sia rimasto l'unico organo desideroso di farlo al di là degli schieramenti politici e partitici. Lo sport adesso con il calcio. Il Catania lavora con grande attenzione in cerca della svolta. Dopo il rientro in gruppo, Spolli va verso il recupero in vista del match contro l'Udinese. Per noi Antonio Costa. La settimana corta che accompagnerà il Catania all'anticipo del 18 di sabato contro l'Udinese è iniziata senza dubbio con maggior buon umore rispetto a quelle precedenti. La buona partita giocata contro il Napoli dal primo all'ultimo minuto ha creato i presupposti favorevoli per credere in un'impresa che per qualcuno cominciava pericolosamente a scricchiolare, ma che per essere centrata dovrà necessariamente poggiarsi sulla voglia di riscatto di chi finora non è riuscito ad incidere sul campionato dei rossazzurri. I giocatori etnei sanno bene che la svolta non può e non deve più tardare e che vincere contro l'Udinese diventa determinante. De Canio però ha capito che potrà finalmente contare anche sul ritrovato Maxi Lopez, che contro il Napoli è stato sicuramente il migliore in campo e ha dimostrato di poter mettere sulle proprie spalle la responsabilità di trascinare il gruppo, ispirandosi a ciò che fece in una situazione analoga quando Mihajlovic centrò una salvezza che pareva impossibile. La speranza di De Canio è quindi che ciò possa avvenire anche stavolta, ma il recupero dei tanti infortunati sarà sicuramente fondamentale. Tra questi, chi sembra ad un passo dal rientro è quel Nicolas Spolli, fermo da settimane, che con tutta probabilità potrebbe fare in tempo a riprendere il suo posto al centro della difesa, trovandosi quasi certamente accanto alla rivelazione Gomber. Per centrocampo e attacco le soluzioni sono invece quasi obbligate, ma il ritorno di Guerente dopo la squalifica potrebbe anche fornire un'alternativa in più. In attacco infine ci si attende di rivedere Keiko insieme a Maxi Lopez e Castro, tridente che ad oggi pare quello che può dare maggiori garanzie al Catania. E stamattina al Romano House Hotel SAC EasyJet hanno parlato delle nuove rotte della compagnia disponibili dall'aeroporto di Catania a partire dal 30 marzo. Le destinazioni sono Londra, Manchester e Napoli. La compagnia EasyJet ha annunciato stamattina la sua espansione all'aeroporto di Catania con il lancio di 3 nuove rotte, Catania-Londra, Catania-Manchester e Catania-Napoli, a partire dal 30 marzo 2013. Le nuove rotte sono raddoppiamo Londra su Luton, Manchester e Napoli. Arriviamo così ad un pacchetto di 8 destinazioni. Per Catania contiamo di trasportare in un anno, entro i primi 12 mesi le operazioni,
più di 700.000 passeggeri, e in questo quindi contribuendo anche, come dire, a tutto quello che è l'indotto del turismo e quindi benefici poi sull'economia locale. È un investimento incrementale questo del 35%, crediamo molto in Catania, primo passo di espansione, e comunque diciamo che adesso anche Catania fa parte del percorso di investimenti e di crescita degli investimenti che EasyJet sta facendo in Italia. Nuove rotte EasyJet all'aeroporto di Catania, cosa significa questo? Significa certamente un'opportunità in più sia per le due società. Questo accordo deriva da un lavoro importante che abbiamo fatto in questi anni, che ha consolidato una partnership. EasyJet è stata presente a Catania dal 2007, ma dal 2010 in poi ha incrementato di una rotta all'anno la sua presenza su Catania, quest'anno addirittura tre nuove rotte. Quindi ci sembra un consolidamento di un rapporto che significa opportunità commerciale per entrambe le società, tanto per SAC quanto per EasyJet, ma poi mi piace sottolineare che significa anche e forse soprattutto opportunità per il territorio. Significa che da questa settimana ci sarà la possibilità di vendere maggiormente, meglio il prodotto turistico siciliano, l'enogastronomia siciliana, la qualità siciliana. Dall'altro lato ci sono opportunità di collegamento e quindi opportunità per i siciliani che vogliono raggiungere destinazioni europee. La pagina dello spettacolo, adesso un no alla guerra in danza, musica e parola. Questo è il senso dello spettacolo Studio per Ecub nell'ambito della rassegna Nuovi Movimenti, che si terrà il prossimo novembre al Teatro Piscator. Elisa Petrillo. Riflettori puntati sul Teatro Piscator di Catania, che il prossimo 10 novembre vedrà in scena lo spettacolo di teatro danza Studio per Ecub, a cura della compagnia MDA Produzioni Danza, nell'ambito della rassegna Nuovi Movimenti. Un lavoro inedito sia per il tipo di messa in scena, che vede sul palco Cinzia Maccagnano e Aurelio Gatti, che firma anche regie e coreografie, che per la rivisitazione del personaggio di Ecuba, madre di 100 figli, regina di Ilio, testimone della mattanza che investirà tutta la famiglia sino allo sterminio. In questo spettacolo, tra l'altro, Ecuba è anche l'estrema difesa dell'identità e della storia, donna prima ancora che regina, che cerca di salvare la memoria di un popolo e di una discendenza. Tre i tipi di linguaggi usati nello spettacolo: la danza, la musica e la parola, tutti portatori di un messaggio unico. Ogni guerra è un immane misfatto dell'uomo, qualunque ne sia la causa. È un male terribile per tutti, vincitori e vinti. Il cuore femminile più di quello maschile ne è travolto e grida con tutta la forza della passione e dell'amore. Lo spettacolo, che inizia alle 19, porta dunque al centro tutta la forza del teatro greco, come sintesi di tutti i tempi degli uomini, devastati sempre dalla brama di potere che genera la guerra. Come di statua. È tutto, l'appuntamento con l'informazione di TG La Sesta tornerà puntuale questa sera alle 19:30. Non mi resta che augurarvi il buon proseguimento di giornata.